e parlami di queste onde del mare. Cosa ci leggi, se le sai poi attraversare? Lascia che una lacrima ti salvi dal niente, lascia che il male passi dentro di te. E verrò a prenderti se vuoi, verrò a sfiorarti, verrò a sorprenderti e a tenerti la mano. Buonasera amici, benvenuti a una nuova puntata di Nuova Scuola Genovese, ma è più che una nuova puntata, è uno speciale che si dipanerà su due puntate per la prima volta, perché è troppo vasto l'argomento del nostro trattare oggi. Io e il mio socio Andrea Podestà abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Giampiero Aloisio. Giampiero, grazie per essere qui con noi. Allora, da dove cominciamo Andrea? C'è veramente troppo da dire. Abbiamo l'Aloisio drammaturgo, l'Aloisio cantautore, l'Aloisio regista. Va bene, proviamo a partire dall'inizio, proprio dall'inizio, dal quartiere di origine. Allora, intanto diciamo anche che l'abbiamo corteggiato per un anno intero e adesso che l'abbiamo qua non lo facciamo più andare via, praticamente si prefigura un sequestro di persona. E quindi abbiamo detto no, qua ci scappano due puntate perché troppa roba nel frattempo. Quindi cercheremo in questa prima puntata appunto di ripercorrere la carriera di questo uomo che appunto, come diceva Eugenio, ha fatto 2000 cose, insomma, e poi mercoledì prossimo invece parleremo del presente e anche del futuro, perché Giampiero Aloisio ha dei progetti molto importanti in piedi. Parleremo del libro uscito per la UTET, Il mio amico Giorgio Gaber, e quindi un capitolone su questa esperienza umana artistica, e poi il nuovissimo CD che, vabbè, intanto vi posso anche già far vedere, ma ne parleremo meglio mercoledì prossimo. Eccolo qua, Resistenza Pop CD più DVD, che è uscito proprio ieri, e quindi sarà l'occasione per ripercorrere anche questa esperienza e parlare poi di due appuntamenti molto importanti che vedranno Giampiero protagonista proprio qua a Genova. Però noi proviamo adesso faticosamente a ricostruire, e allora ci dirai se abbiamo studiato bene o male. Volevamo iniziare appunto laddove tutto è iniziato. Io ti faccio un po' di nomi, Giampiero, poi tu mi dici come li colleghi. Allora, il Teatro Quartiere di Oregina, che è guidato da una persona, se non ricordo male, che si chiamava Sergio Aloisio. Dopodiché ci aggiungo anche la famiglia degli Ortega, con Alberto Canepa e Gianni Martino. Come li mettiamo insieme questi nomi? Allora, il Teatro Quartiere di Oregina era un gruppo teatrale che provava in un doposcuola, legato a un fenomeno che c'era in quegli anni 70, che erano le comunità di base cattoliche. Erano dissidenti, praticamente erano state cacciate dalla Chiesa, però questi preti come padre Agostino Zerbinati e Don Gallo c'era già, facevano la messa in piazza e avevano un'attività. Mio padre, dal momento che io all'età di 15 anni col mio amico Mauro Corazza, che abitava al piano di sopra, ho rubato un motorino, mio padre, per ricordarmi la saggia via della cultura, ha scritto uno spettacolo, Ave Cesar, motorini te salutant, fondando questo gruppo teatro Quartiere di Oregina, dove c'eravamo io, già Lorenzo Beccati, che poi è diventato Gabibolo, l'autore di Striscia, di tante trasmissioni di grande successo, e poi si sono aggiunti in questo gruppo teatrale di quartiere dei profughi dai delirium di Jesael, perché prima erano a Sanremo nel 72, in quella formazione, erano Gianni Martini, Alberto Canepa e poi si è aggiunto Bruno Biggi. Avevano formato un gruppo che era la famiglia degli Ortega ed erano capitati lì. Da lì è nata l'Assemblea Musicale Teatrale, la nostra prima band. Ecco, è nata nel 75. E ci sono aggiunti poi Enzo Cingano alle tastiere per l'Assemblea Musicale Teatrale e Liliana Iadeluca alla voce nel 79, che è stata poi sostituita nel 79 da Giorgia Marzano, giusto? Sì, si è aggiunto primo Ezio Cingano, detto Pippetto. E poi alla batteria c'era Gino Ulivi,
Bruno Bigi ha cominciato a suonare il basso, perché eravamo tre chitarristi, quindi toccava a lui, e Alberto Canepa recitava allora e suonava le percussioni, poi Gianni Martini alla chitarra, e quella è stata la prima formazione. Poi è arrivato Mauro Arena, che era coi Jet, e Mattia Bazzar, e è venuto poi nella formazione dell'assemblea Gino Olivi, e poi è venuta la Lilli in seguito. Nel primo album non c'era la Lilli, nel secondo album Marilyn c'era la Lilli, nel terzo album Il sogno di Alice c'era Giorgia Marzano. E il primo album è del 76, uscito per i dischi dello Zodiaco, giusto? E poi è uscito Il sogno di Alice, è uscito per la EMI nel 79, di mezzo Marilyn per l'alternativa, giusto? Faccio notare che li abbiamo qua dietro. Ah, che meraviglia! Allora, Marilyn per l'alternativa del 1977, qua abbiamo Il sogno di Alice per la EMI del 1979, e lì. Eccolo lì, Sugar. Eccolo, dietro le sbarre, e dischi dello Zodiaco. E sì, e lì poi c'è anche Dovevo fare del cinema, che ha ripreso Francesco Guccini nell'album Parnassius Guccini, però ecco. E già apriamo un altro capitolo, perché attenzione, parliamo in questo momento di canzoni di assemblea musicale teatrale, ma l'assemblea musicale teatrale non era solo un gruppo musicale. Possiamo parlare, forse, ci correggi Giampiero, di un evento quasi tra un'operina politica brechtiana e un happening del Living Theater, in cui si sperimentava davvero sul palcoscenico la politica attiva, al di fuori della politica discussa, teorizzata in maniera completamente trasversale, in anni in cui si parlava parecchio, no, di protesta, invece questa era la protesta reale sul palco, ed era un qualcosa che era anche difficilmente identificabile, non dico soltanto dal punto di vista sociopolitico, diciamo così, della canzone, ma dico anche dal punto di vista stilistico, perché lo potremmo definire una sorta di teatro canzone di gruppo, forse l'unico evento italiano in cui si fondevano due linguaggi in contemporanea sul palcoscenico. E noi facevamo tutto con l'assemblea, effettivamente. E quando eravamo ancora alla EMI, cioè già in EMI, e lavoravamo già con Guccini, noi facevamo ancora gli spettacoli per i bambini nelle scuole la mattina. Mi ricordo Il circo tondo e il pappagallo cattivo, che parlava di un gruppo di teatro di strada che veniva allontanato da un funzionario malevolo. Sarebbe d'attualità, credo, in questo momento. E facevamo tutto, costruivamo delle maschere, ad esempio, ogni spettacolo aveva delle maschere, facevamo dei cortei di animazione, e recitavamo sul palco, facevamo satira politica, canzone comica, canzone d'autore, rock, progressive, anche dei brani progressive. Eravamo la base, ma in fondo poi io non ho mai smesso di fare così, devo dire. In realtà questo rapporto continuo fra l'alto e il basso, continuamente praticato, era quello. Non eravamo molto ideologici, eravamo molto dentro la storia politica di quel momento e molto liberi, però, ecco, cosa aveva l'assemblea? Che aveva una mentalità di grande libertà espressiva e anche di contenuti. In effetti sì, lo notava anche Alessio Lega, cantautore, che ha scritto un saggio in un volume miscellaneo, e dove ovviamente c'è anche Giampiero Aloiso, proprio di questa grande caratteristica, per certi aspetti unica, della MT, dove c'è l'elemento ovviamente musicale, c'è l'elemento teatrale, teatro canzone sì, fino a un certo punto. Chiaro, in quegli anni poi arriva l'esperienza di Gaber, di cui poi appunto parleremo mercoledì prossimo, però con la grande novità, uno, delle sonorità, perché giustamente, come dicevi tu, c'era già la canzone d'autore, sembra che poi questa sia la definizione di un genere discutibilissimo, c'era il rock, c'era il prog, e c'era, ecco, quello che mi affascina, la capacità di, giustamente hai detto, unire l'alto e il basso, il poetico e il prosaico, di parlare di droga, di parlare di amore, di parlare anche di politica. È un elemento questo che ti ha sempre caratterizzato, questo elemento di affrontare un tema anche molto
molto serio da un punto di vista sarcastico, così come magari un tema invece che sembrerebbe più da affrontare in maniera più soft, leggera, grazie, invece in maniera molto aulica. Direi che questo è veramente il, non so se sei d'accordo, la cifra stilistica, poetica tua, che ritroveremo anche nel pezzo che poi ascolteremo mercoledì prossimo, di grandissima attualità, che è Eia Tralala. Mi domandavo in questo quanto c'entri appunto l'aspetto proprio anche teatrale. L'aspetto teatrale, tra l'altro, noi, è una cosa abbastanza curiosa, non veniamo dal teatro canzone di Gaber, sì, perché era contemporaneo, certo, l'esperimento, certo, in pratica, perché Gaber aveva iniziato ai primi anni 70, ma era diventato un fenomeno nel 73. Noi nel 75 siamo partiti con una formula precisa e venivamo dall'avanspettacolo. Cioè l'idea, cioè il teatro che nel dopoguerra mio padre faceva era quello del teatro di varietà, tra l'altro sempre con una finalità politica in un certo senso, perché ne aveva fatto, ma lui era partigiano, no? Aveva fatto per i giovani fascisti e antifascisti, cioè insieme, ovadesi nel 50, tutti in un'unica compagnia, esperimento non facile dopo una guerra civile, uno spettacolo che si chiamava La pietra filosofale, ed era riuscito a fare questo cast enorme, con dentro c'erano una cinquantina di artisti. Era un po' già un'assemblea, perché all'assemblea aveva una formazione fissa, ma localmente poi si univano altre persone, quindi era un numero variabile, diciamo. E lui faceva avanspettacolo, quindi noi, in un certo senso, naturalmente io sentivo Gaber, l'ho visto la prima volta a 13 anni, quindi, però contemporaneamente ci vestivamo da coniglietta di Playboy, per dire. Ecco, questo... No, parlando di politica seriamente, però vestiti così, chiaramente c'era avevamo anche le maschere da De Regia, dei fratelli De Regia, le usavamo d'ora in poi, non contate su di noi, al Club Tenco siamo andati tutti vestiti dai fratelli De Regia a cantare questa canzone sulla generazione e sulla fine della politica, ecco, del movimento politico, però con le maschere. Quindi veniamo più da quella cosa, e poi a un certo punto, per questo è il mistero della Sevea e il teatro del varietà. Sì, allora senti, arriviamo invece a un salto, non lo so, l'incontro con Guccini. Ho avuto modo di parlare diverse volte con te del rapporto con Gaber, e mi manca invece questo aspetto: come siete arrivati a Guccini, perché poi avete seguito Guccini anche nei suoi live. Ecco, ero molto curioso di questo aspetto dell'incontro con uno, già a quei tempi ovviamente, veramente dei mostri sacri della canzone d'autore. Allora, io avevo un amico che si chiamava Piero Spinelli, ma non era un soprannome, si chiamava così. In quel periodo naturalmente tutti ridevano, però lui si chiamava veramente così. E con lui fin da ragazzino, proprio avrò avuto 12-13 anni, sentivo gli album di Guccini. No? E lui aveva saputo da un amico comune, credo, a tutti noi, Raffaele Neri, che era giornalista Repubblica, che è mancato. Raffaele lavorava a Bologna allora, un nuovo giornale che poi non continuò l'attività, e sapeva dove era Guccini. Allora, galvanizzati dal fatto che questo album, che era partito così autoprodotto in 500 copie, registrato al Forte di San Martino, poi era stato, dopo una telefonata di Dario Fo, che sul brano L'impotenza mi aveva telefonato dicendo che gli piaceva molto, era stato preso poi dai dischi dello Zodiaco e distribuito in Italia. Allora, galvanizzati da questo, io ho già fatto le canzoni di Marilyn in America, Carlo Marx, Ricchi e Marilyn stessa, e avevamo queste canzoni secondo noi di svolta, belle, e diciamo dobbiamo andare da Guccini, solo che non lo conoscevamo, e Neri ci disse una volta dov'era. Allora partiamo alle 5 del mattino con questa 127 celeste e andiamo a Pavullo nel Frignano, dove lui con un gruppo di suoi amici che cantavano musica popolare, i Violin, stava registrando dei canti popolari a rischio estinzione da parte di... con queste vecchiette. Andiamo in questa cascina e c'è una vecchiettina, e lui con questo registratore a pile piccolino,
e questa vecchiettina che fa si capiva niente perché in modenese poi costava, e lui perfetto, bellissimo, un clamoroso. Non se ne è saputo più niente di quella sua ricerca in realtà, perché secondo me non era riuscito a registrare niente, però vabbè, comunque diceva pazzesco. Allora in quel momento lì non gli diamo, perché ho avuto sempre questo rapporto con Guccino, lui a volte mi guardava a lungo e poi sentenziava: beato te, caro Giampiero, che non capisci un cazzo. E quindi il rapporto era un po' questo, diciamo, tenevamo delle distanze, però era divertente. Gli diamo questa cassettina, per un anno resto a aspettare il responso di Guccini, che non arriva, non, niente. Poi un giorno lui va a trovare quello che scrive Manuel Serrat a Barcellona, sì, proprio, sì, uno da poco, e su questa spiaggia di Barcellona, di notte, ascoltano la cassettina e dice: la voglio fare. E quindi poi ha chiamato Fantini, insomma, poi alla fine ci ha prodotto questo primo album, che era anche per la sua etichetta, era il primo, infatti è Alt 001, perché è la sua prima operazione, diciamo, editoriale e discografica. E aprivamo i concerti di Francesco, per 4 anni lo abbiamo fatto, e lì l'assemblea è diventata... In mezzo a questi 4 anni poi ho scritto Venezia, e quello ha cambiato il rapporto fra me e lui, perché era morta mia cugina Stefania qua di parto, e era questa ragazza che io, di cui ero innamorato in realtà, quando avevo 12-13 anni lei era più grande. E noi abitavamo con i miei in questa banlieue di Oregina che si intitola Via Fumagalli, no? Allora non arrivava l'autobus, che ora credo che sia il 40, ma non arrivava fin lì. In compenso c'era il vento a 150 all'ora e io abitavo in un palazzo che locciava, cioè che si muoveva. E il papà di Mauro Corazza, che era geometra del comune, diceva: tutto regolare, non fanno, l'hanno costruita apposta. E quindi, ecco, sentisci nel letto. Da questa lussuria di abitare in questo posto meraviglioso al colmo della perversione, andavamo a passare le domeniche a Bolzaneto, Valpolcevera, dove ci stava la cugina Giuliana, la Liliana, cugina di mia mamma, che c'aveva la tabaccheria, perché la tabaccheria, ragazzi, era già roba vera. E dentro c'erano quelle bandierine, non so se ve le ricordate, delle squadre di calcio, che erano di plastica e si piantavano nella sabbia, no? E lei mi regalò la bandierina del Venezia. Poi, anni dopo, quando io ero il giorno che ero a Venezia con Guccini al Palalido, è arrivata la notizia che lei era morta di parto. Allora io, tornando sulla barca mentre portavamo gli strumenti, ho scritto la parola e musica, mi è venuta la Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, mi è venuto così, ecco, e poi è arrivato a casa, l'ho scritta praticamente subito, cioè l'avrò scritto, ci avrò messo 2 giorni al massimo, compreso il viaggio, l'ho fatta sentire 6 mesi dopo, perché non avevo il coraggio, ma sempre, anche ora mi mette soggezione Guccini, allora figuriamo, non avevo il coraggio, però dopo un concerto allo Teatro Greco di Taormina nel 78, era agosto, sono andato su questa spiaggia che credo sia quella di Montalbano, tra l'altro, noto marina di Ragusa, quei posti lì, dove c'era questa grigliata di pesce e libagioni, come dopo tutti i concerti, alle 4 di notte, completamente ubriaco, trovo il coraggio di fargli sentire questa canzone, e lui dice: è bellissima, e vedo che ha un moto di coso, ma continua a dire bellissimo, ma non mi dice, ma sento che mi vuol dire qualcosa. Lui poi nel 2015 ha scritto la canzone, la storia delle sue canzoni, pubblicando una raccolta, e ha raccontato che quella sera voleva dirmi che era interessato alla canzone, ma non mi ha chiesto di farla perché sua moglie
Angela era incinta di Teresa e quindi, trattandosi di una canzone su una ragazza che moriva di parto, ha aspettato che tutto andasse bene, che Teresa avesse un anno e mezzo, eccetera, e allora poi l'ha incisa. E l'ho saputo dopo, io non ho mai capito cos'era successo quella volta là. E lì allora il rapporto si è stretto, anche perché per mia fortuna lui era molto pigro. Sì. Quindi ogni tanto doveva fare l'album e gli mancavano dei pezzi e no, di solito scriveva una strofa. Ho scritto una strofa, c'ho il titolo e tutta la musica, e poi mi faceva finire le canzoni. Quando... questa è la verità. Non possiamo non ascoltarla, perché hai approfittato appunto di questa vicenda biografica anche dolorosa per scrivere dei versi magnifici che sono tra i più bei versi della letteratura musicale italiana. Quindi adesso ce l'andiamo a vedere. Gian Piero Aloisio, Venezia. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, ma è morta di parto gridando in un letto sudato di un grande ospedale. Aveva 20 anni un marito, o l'anello nel dito, mi han detto confusi i parenti che quasi da respiro è inciampato fra i denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio, mia madre parlava, sua madre vendeva, Venezia in negozio, Venezia che è un sogno di quelli che puoi comperare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua al vagone, un dolore al livello del mare. Si è spinto lontano e da mille finestre si ascolti il vagito di un bimbo che è nato, si ascolti la sirena di Mestre. Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000 una rosa sul suo comodino, Stefania ha lasciato un bambino. Non so se i parenti gli ha fatto davvero del male, vederla morire ammazzata, morire da sola, in un grande ospedale. Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega, Venezia è la gente che se ne frega. Saremo contenti di esserne solo lontani parenti.
No. Eccoci rientrati in studio, la prima volta che io e il mio socio Andrea Potestà siamo in crisi veramente su un ordine di scheletro da seguire, perché abbiamo troppi argomenti da trattare, quindi stiamo facendo una discussione come fossero delle formazioni di calcio, insomma, del fantacalcio più che altro, esatto. Allora, Umberto Bindi è stato un personaggio importantissimo per la musica italiana, per la letteratura musicale italiana. Umberto Bindi è stato anche un personaggio in certa misura dimenticato, perché da un certo punto in poi della sua carriera, per colpa, diciamo così, della biografia che in quel momento, insomma, l'orientamento sessuale era proprio una colpa, no? Giampiero mi raccontavi, no? Come anche una certa maniera di tenere le mani mentre si canta, una certa maniera di porsi poteva essere equivocata, insomma hanno portato Bindi a restare in casa e continuare a comporre anche se nessuno andava più a trovarlo e a vedere che cosa realmente componeva. Lui, come giustamente hai scritto nel libretto di sala di uno spettacolo dedicato a Umberto Bindi, di cui parleremo dopo, perché nel momento in cui apriamo la parentesi teatrale non ne usciamo più in nessuna maniera e quindi ci concentriamo sulla parte musicale, c'è stata una ricerca, da parte di una ricerca fondamentale, che ha riportato alla luce questi frammenti, queste composizioni di pianoforte che Umberto Bindi continuava a suonare. Tu hai fatto un'operazione straordinaria, hai ripreso le musiche, hai scritto dei testi sopra quelle musiche, quindi hai riscoperto un patrimonio, lo hai reinterpretato anche in chiave moderna. Io penso a una delle mie canzoni preferite, di cui appunto parleremo dopo, che Nel paese delle cose che non sono e non saranno, in cui insomma si introducono anche tematiche sociali, quindi call center su una musica di Umberto Bindi. Allora di questa operazione vale veramente la pena di parlare un attimo, di come sei arrivato, di come ti è venuto in mente in realtà e quanto tempo ci è voluto, cosa è stato necessario fare per riscoprire questo patrimonio indimenticabile e dimenticato. Ma è successo che il Teatro della Tosse voleva fare questo tributo a Bindi e a un certo punto ha detto: ci sono degli inediti, e mi dà un inedito a cui mettere un testo, che poi diventerà L'amico sul cuscino, che è nell'album Storia della Meraviglia, libro più CD, scritto con Maurizio Maggiani. In quel caso io vado lì a fare questa canzone E mi ritrovo che praticamente ero stato l'unico che aveva messo un testo, perché venivano suonate queste cose, cantate con vocalizzi, ma nessuno osava. E io invece ho fatto questa storia di quest'uomo che era un uomo e un gatto contemporaneamente, no? E allora l'ho scoperto, perché ai tempi a me non piaceva Bindi, cioè io seguivo i cantautori impegnati, seguivo la politica, e ho scoperto che era il primo cantautore italiano intanto, quindi, e che il suo compagno mi ha detto che a casa, nella sua ultima dimora, a Monterosi di Viterbo, c'erano delle casse di cassettine, cioè piene di cartoni, piene di nastrini, materiale altamente deperibile, in parte deperito, e io vado a vedere sta cosa, ma quando arrivo lì vedo che sono centinaia di nastri, cioè decine di Ampex, ma le musicassette erano... Allora, cosa faccio? Vado prima con Marco Canepa, poi con Dino Stellini, insomma con una serie di persone, cominciamo a trasferirle in digitale. E scopriamo, arriviamo a catalogare, ma non è mica finito il lavoro, 256 brani. E io dico, qui non sappiamo cosa fare, bisogna che... Allora, volevo attirare un po' l'attenzione su questo problema, che è il primo cantautore italiano discriminato per l'orientamento sessuale da una RAI bacchettonissima. Noi stiamo parlando di una persona che, come Domenico Modugno, è quello che ha venduto più dischi italiani nel mondo, cioè stiamo parlando di un autore mondiale, cioè c'è una negli studi di Abbey Road c'è una cover dei Beatles che fanno Il mio mondo, cioè per capirci quanto era popolare, oltre al fatto che Cilla Black, cioè Tom Jones, cioè stiamo parlando del mondo, no, con Bindi. Lui viene comunque
E continua a scrivere su questo pianoforte, scorda, perché vi è più che cioè, comincia a calare la celebrità e anche, certo, anche i soldi, no? E quindi poi subito ha dei suoni stupendi in sala di incisione, poi pian pianino il pianoforte è scordato, poi pian pianino non c'è manco più il pianoforte, cioè la pianola, cioè, quindi avverti anche, è lui che si confessa, che parla, sì, che dice... Anche delle parti... Sì, che abbiamo fatto ascoltare anche in teatro, lui dice delle cose. Allora, abbiamo pensato di fare un evento teatrale col Teatro Stabile di Genova. Carlo Repetti è stato, secondo me, molto intelligente e lungimirante per dare l'accento, perché allora, visto che il pop era molto complicato passare dalla musica pop per parlare di questa cosa di Bindi, perché c'era anche una certa... Non so, aveva lasciato qualche... Sì, anche senso di colpa, sì, possiamo chiamarlo anche così, da parte di molte persone che lo avevano apprezzato, e poi magari, a parte Paoli e Lauzi, che sì, l'hanno sempre seguito, tutti, era stato un po' emarginato anche dai colleghi, no, diciamo. E allora, passando da un teatro stabile, di interesse pubblico, importante come lo Stabile di Genova, insomma, alla fine siamo riusciti comunque a dargli una veste ufficiale, ecco. Allora, hai citato il Teatro della Tosse, non posso non chiederti, ci allontaniamo un pochino in questo finale di puntata, ma poi ci rientriamo, ci allontaniamo un pochino dalla canzone, e appunto hai citato Teatro della Tosse, mi pare che con te abbia a che fare abbastanza. Allora, ci racconti un po' l'esperienza del Teatro della Tosse. Ma io al Teatro della Tosse ho fatto 10 anni. Assiduamente, poi ho ancora rapporti ancora adesso e faccio delle cose lì quando posso, no? Però ho fatto 10 anni veri in compagnia, è lì che ho maturato la pensione, capisci? Le marchette, perché oh! Ed era un momento magico, perché c'era Luzzati ancora nel pieno dell'attività, c'era Tonino Conte che aveva fatto un esperimento di teatro itinerante con pochissime persone a seguirlo l'anno prima, e in quell'anno lui mi propone di scrivere i tarocchi con lui, perché Lele aveva disegnato queste carte bellissime, no? Allora noi andiamo a fare questo spettacolo e sarà stato che porto fortuna, sarà stato, non lo so, però noi abbiamo 2 serate con 150 visitatori che vengono a guardare, e poi da quel momento lì per anni e anni 1500 a sera, addirittura ad Aprigale si è bloccato il paese e a un certo punto dovevamo impedire alla gente di entrare pagando il biglietto, perché è diventato un fenomeno quello del Teatro della Tosse d'estate, pazzesco. Con questo spettacolo, io per questo ne ho scritti, lì scrivevo la prosa, però ho introdotto l'elemento canzone, che in un passato c'era già stato un rapporto, perché Oscar Prudente e Ivano Fossati avevano già collaborato col Teatro della Tosse. Quindi poi questa cosa del cantautore è tornata, erano già pronti, diciamo così. E io quindi ho scritto il mio pezzo, che era L'Appeso, un pezzo che adoro perché non sono io. È proprio un altro da me, ed è bellissimo scrivere una cosa in cui il personaggio che tu fai e che hai scritto tu, però non è te, perché è molto più pazzo di me, è più fuori veramente, è più un Petrolini al Teatro della Tosse che io, quindi mi ha proprio colpito. E poi io scrivevo le canzoni per la compagnia, e ho scoperto che era bellissimo, perché scrivere per compagnia di 30-40 persone, erano tanti, 22 arcani, più c'erano a volte gli angeli che accompagnavano la gente, perché la situazione si complica in quei casi, cioè, e poi c'erano i tecnici, che eravamo una quarantina di persone comunque scritturati per fare queste cose, quindi era una cosa molto, molto bella, un gruppo meraviglioso. Per 10 anni ho lavorato lì, anche d'inverno, facendo tutto, la clac all'origine, facendo la goraccia, tutto, tutte le sale, poi ho assistito all'apertura della Trionfo, tutto. E poi, vabbè, la vita giustamente ha preso il suo corso e mi sono allontanato, perché io faccio dei lunghi periodi, certo, periodo Guccini, periodo Gaber, periodo Tosi, però poi me ne vado.
Però tu Giampiero, hai introdotto una nuova tipologia di spettacolo, perché ci sono gli eventi che hai curato insieme appunto a Tonino Conte col Teatro della Tosse, che sono spettacoli con dei professionisti in scena, che nelle strade di Apricale piuttosto che appunto nei posti in cui avete messo in scena i vostri testi davano vita a un teatro itinerante. Però tu hai deciso poi di avvalerti di schiere enormi di cittadini artisti in eventi musicali teatrali di massa che coinvolgevano invece non i professionisti, ma proprio le persone. E questa è una specifica che mi sento dire, insomma, è tua propria, è unicamente tua, insieme anche a, dal momento che abbiamo sfondato insomma, la porta del teatro ed entriamo nel merito, non possiamo dirlo, anche se siamo nella prima puntata di Giampiero, ma mettiamo le mani un po' avanti, abbiamo visto insomma muoversi questa anguilla del teatro canzone che abbiamo nominato due o tre volte, perché insomma il mare è molto mosso, no? Quindi è un po' fosco, anche non si vede bene, però cercando di identificare proprio un genere non genere come una drammaturgia musicale relata recitato, quindi le canzoni che scrive Giampiero Aloisio per la messa in scena parlano sempre delle stesse cose che vengono esposte nei testi, mentre oggi il teatro canzone viene anche diciamo fatto passare come un'alternanza di prosa e musica sul palcoscenico, come passano, senza far nomi chiaramente, di colleghi tuoi che ti metterebbero in imbarazzo e mi farebbero perdere insomma molti punti, insomma, però l'ho scritto oggettivamente, quindi esiste come esempio, tante produzioni anche importanti hanno scritto teatro canzone, magari dicendo due poesie di Leopardi e cantando una canzone di Fossati, l'hanno fatto passare come teatro canzone, che è tutto fuorché teatro canzone. Allora, una drammaturgia che è musicale, relata, recitato, e Giampiero Aloisio in questo momento attualmente è l'unico esponente che porta avanti questo tipo di genere molto molto complesso, anche perché il teatro canzone, prima abbiamo parlato di un teatro canzone quasi di massa, no, vero Andrea, con l'Assemblea Musicale Teatrale, riassume anche attorno a un performante, no, che abbia delle doti non solo d'attore, ma anche da cantante, quindi da musicista, ed è estremamente difficile, al di fuori dell'episodio di Gaber con cui hai collaborato per 14 anni, trovare delle personalità che possano aver proposto quel tipo di spettacolo. Allora, il teatro itinerante di massa, ci entriamo un attimo e parliamo di questo, e poi possiamo lanciarci invece a parlare successivamente nella prossima puntata, per esigenze di tempo, del teatro canzone vero e proprio e del capitolo Gaber Luporini, che si apre a tantissime digressioni. Quindi focalizziamoci, difficile focalizzarci su un singolo aspetto, ma come, quando e da che punto storicamente la tua produzione ha identificato questo teatro itinerante di massa, come ti sei mosso, qual è stato il punto di partenza? Ma al Teatro della Tosse è stato anche il momento in cui io ho cominciato a cantare con mia sorella Roberta, per cui ho scritto canzoni e poi quando ho fatto la solista ho continuato a scriverne. Allora cantavamo in duetto e il fatto di lavorare insieme ci ha fatto venire voglia, noi due e Simonetta, non c'era nessun altro a fare questa operazione delirante, in occasione di Genova 2004, capitale della cultura, ci viene un'idea geniale, diciamo: facciamo uno spettacolo che tutti quelli che si iscrivono li portiamo in scena. Facciamo, visto che avevo fatto i tarocchi, dico, saranno tanti, facciamo i King, i 64 esagrammi dei King. E mi scrivo queste 64 scene, più o meno dove potevano esserci scuole di danza, corali, bande, scuole di teatro, scuole di musica, e aspettiamo queste iscrizioni e diciamo, ci vediamo tutti. Eravamo al Ducale, c'era una saletta con un anfiteatro, una scalinata dietro, mi sembra in forma giovane, da quelle parti lì, e incontravamo la gente, e la gente veniva, solo che ci rendiamo conto dopo un po' che erano 650 quelli che si erano iscritti in questa compagnia. Allora io ricordo il momento drammatico in cui nel Palazzo Ducale tutto, che erano i camerini di questi 650 coi parenti, perché erano andati, perché ognuno aveva quattro parenti, no? Quindi c'erano 5.000 persone nei camerini, e io che devo dirgli,
inizia lo spettacolo, chi è di scena? Ma naturalmente è impossibile dire, il megafono non si sentiva, cioè tutti urlavano chi è di scena, non si sentiva niente, tutti parlavano, figurati. Allora io ho iniziato a suonare in Piazza De Ferrari con l'amplificazione 20.000 watt al massimo e dopo un quarto d'ora si sono accorti che era iniziato. Lì ho capito, abbiamo giurato di non farne più, poi ne abbiamo fatti altri 40. Sì, ricordo anche un bellissimo spettacolo dedicato ai 150 anni della nascita dello Stato italiano, no? E lì avevamo i cavalieri, perché noi a un certo punto portavamo cavalieri, buoi dalle lunghe corna, con dei carri e carrozze, e avevamo il veterinario nella compagnia, perché ci voleva il veterinario per fare, c'era Vittorio Descalzi in compagnia, la moglie che litigava con Cavour, lei faceva Anita che litigava sulla carrozza con Cavour, c'era Enrico Campanati, c'erano i miei alunni che bombardavano con gli aeroplanini di carta dal palazzo del comune, c'è qua Simonetta Cerini che riprendila perché l'altra pazza di tutta sta roba è Simonetta Cerini, che in realtà è una studiosa serissima, una delle più importanti studiose dei Templari, probabilmente al mondo, che mi chiama per dire: senti, coinvolgiamo i tuoi alunni, facciamoli bombardare di aeroplanini. È lei, quindi mi spiace Simonetta, stavolta mi dovevo vendicare. È vero, è lei che è la responsabile di tutto ciò. I bombardamenti intelligentissimi, intelligentissimi sono proprio questi. No, ma noi, quindi questa cosa poi in un modo più razionale, più, però con grande adesione, sia di pubblico che di compagnia, facciamo tutti gli anni al Festival Gabriele, si intitola lo spettacolo Le strade di notte. Allora, usciamo sicuramente fuori tempo, però io lo devo fare, piuttosto tagliamo qualcosa, perché Giampiero Aloisio ha parlato di King, dei tarocchi, ha fatto uno spettacolo anche sul concetto di sincronicità junghiana, con addirittura domanda finale a Gianni Martini con apertura del Vangelo, eccetera. Allora, voglio fare, posso, mi permetti di fare un... È una sorpresa questo, non lo sa neanche. Un piccolo atto psicomagico, perché hai citato Roberta. Con Roberta c'era sempre questa roba scherzosa dei tarocchi e di Jodorowsky. Sì. Allora, facciamo questa cosa, se ti va. Io mi sono permesso di portarmi, aspetta, vediamo se li trovo, vedi, non li trovo già più perché ho cellulare, gli arcani maggiori, del però sotto Jodorowsky, poi facciamo vedere. Allora, facciamo un esperimento. Mi spieghi cosa sono i tarocchi, però partendo da una carta dei tarocchi, facciamo un tiraggio, ti va? Allora, ti chiedo solo di tenermi e facciamo questo esperimento. C'è un biglietto dell'autobus che non c'entra, passa davanti ma non ha nessuna importanza. Facciamo così. Allora, proviamo questo atto, la spiegazione di Giampiero Aloisio dei tarocchi partendo da un arcano maggiore. Aspetta che devo usare la sinistra. Vedete che quindi le atti qui di psicomagia, eccolo qua, cosa è uscito? L'eremita. Gli angeli dicono, lo facciamo vedere, fatti gli affari tuoi, non dirgli niente. L'eremita è una persona solitaria che deve vedere il procedere quotidiano, perché ha una lampada che illumina poco, un metro avanti, quindi consiglia a me, che l'ho tirata fuori, certo. di non fare, di non occuparmi di progetti di lunga scadenza, ma di fare, e consiglia giusto perché c'è molta cosa da fare, quindi è bene non distrarsi da quello che è il cammino, e quindi di anche i livelli della conoscenza delle cose, sperimentarli metro per metro. Quindi è una carta riflessiva ma attiva nel procedere quotidiano. Ma i tarocchi sì, hanno una simbologia, no? Poi dipende naturalmente, hanno una come i King, hanno una loro potenza, nel senso che i simboli scelti per fare ogni carta evocano delle cose. Naturalmente dipende tutto dal lettore e dal soggetto che interroga, perché poi è quello che noi vediamo nella cosa che... Però, più che i King, che sono un tramite, penso che nella vita possano capitare delle cose invece che siano
segni veri e propri, coincidenze significative, relazioni a causali, certo, di cose che noi, che non hanno una causa sul piano fisico, però una causa sul piano del significato, sì. Certo. E quindi è stata bene, dai, no? L'eremita direi che è il mio momento in questi giorni, è la cosa che devo fare in questo periodo, almeno fino allo spettacolo del 27 a Novi Ligure, perché c'ho il 24 e il 25 allo Stabile, esatto. Ed è meglio che prima ne ho molti altri, devo andare a Torino, cioè, ed è meglio che mi occupi di quello che devo fare. Allora, io direi di lanciare intanto il video. Sì, ma io mi prendo la libertà di siccome siamo un po', abbiamo un po' sforato e abbiamo fatto questo bellissimo esperimento, no? Abbiamo parlato di vita e allora potremmo mandare veramente, così poi cominciamo a parlare subito dopo, un regalo che ci ha fatto qui Giampiero Luisio in Via del Campo 29 Rosso, grazie a Laura Manfredini e a tutto il suo staff. Siamo ospitati in questo tempio interattivo della musica sempre e siamo felici di essere qui, e qui Giampiero ci ha regalato una canzone di cui parleremo tra poco. Ogni vita è grande. Ogni vita è grande, ogni storia è vera, ogni ragazzino porta un mondo che non c'era, ogni voce aspetta d'essere ascoltata, ogni bacio sfiora una ferita. Ogni vita è grande anche quando non lo sai. Ogni vita è grande, basta raccontarla a qualcuno e riesci per incanto ad accettarla. Ogni frase aspetta d'essere capita, ogni timidezza decifrata, che la vita è grande anche quando non lo vuoi. Non invidiare nessuno, nessuno è importante. Anche il potere più forte è un potere apparente. Riesce a ingannare la mente con una bugia. Ma la vita è grande e se lo porta via. Ogni vita è grande. Devo ricordarlo quando son distratto o troppo chiuso per saperlo. Ogni madre aspetta d'essere abbracciata, ogni tenerezza ricordata, che la vita è grande anche quando non la vuoi. E ogni vita è grande come il suo sorriso e la sua bellezza come il gioco misterioso che ci tiene insieme e ci fa capire che la vita nasce per stupire, che la vita è grande anche quando se ne va. Non imitare nessuno, nessuno sa niente dell'unica vita che conta, la sola importante, quella riflessa negli altri, comunque la tua. È una vita grande quando sei da solo a provare il volo, ti fa buona compagnia. Ogni vita è grande, ogni storia è vera e racconta oggi un sogno che prima non c'era. Eccoci rientrati in Via del Campo 29 Rosso. Ci sono alcune canzoni di Giampiero Aloisio che mi commuovono sempre molto. Una è sicuramente Venezia. Oggi quindi è la puntata. E la seconda è questa canzone che trovo splendida e tra le altre cose molto richiesta, dimmi se sbaglio, da, proprio sempre lei, da Roberta, no? Che dice manca qualcosa a questo disco. E questa canzone ha anche due piccoli aneddoti. Uno riguarda Gianni Morandi e l'altra riguarda Benedetto XVI. Sì, perché Roberta gli avevo fatto ascoltare questo album in cui c'erano le prime canzoni con i testi sulle musiche di Bindi, e lei mi aveva detto sì, va bene, un bell'album, però non ha un inizio. Io dico no, io lo lascio così l'inizio. No, ma non...
E appena esce dico, questo disco non ha un inizio, perché non le davo mai ragione. E scrivo questa canzone che secondo me doveva fare, una canzone la scrivo di 2 minuti e 15 perché doveva essere l'introduzione di una cosa, di un discorso, no? E naturalmente la mia capacità di scrivere canzoni a scopi commerciali è evidente, perché appena arrivo in Universal mi dicono la canzone dell'album è questa, naturalmente, che l'ho scritta e l'avevo anche registrata a casa malissimo rispetto a tutto l'album che è suonato benissimo, l'ho suonato io. Vabbè, e al punto che poi ricevo dalla Santa Sede, da Rai 1, l'invito a utilizzare questa canzone anche come filo conduttore musicale di un evento in Mondovisione con Benedetto XVI. Allora io arrivo in questo posto e in questo posto c'erano queste 500.000 persone, il doppio di quello di Vasco, no, del concerto. In un clima rilassatissimo, amplificato, si sentiva tutto ovunque, c'è una cosa, un'organizzazione pazzesca. Da Dio, no, aveva una battutaccia che era uscita. Comunque qualcosa funziona all'interno di quella struttura lì, perché le cose le sanno fare. E canto questa canzone. Poi Morandi mi sente cantare questa cosa a Rai 1, stava facendo zapping, mi telefona e dice che vorrebbe cantarla lui, però devo scrivere una strofa in più perché non dura 3 minuti intanto la canzone, quindi dice almeno 3 per le radio, sai? E poi dice, e poi mettici lui e lei, capito? Una cosa che dice la canzone senza lui e lei, allora io ho detto facciamo una cosa che sembra sia lei che la vita, hai capito? Però senza cambiare il tema, però ho scritto, però grazie a Morandi, perché ho scritto la cosa che mi piace più di tutta la canzone, che è l'ultima strofa, l'ultimo verso dell'ultima strofa, che la vita è grande anche quando se ne va. E quindi quando faccio questa cosa qua, quando penso a questa cosa mi viene un dubbio, nel senso che io quella volta, perché io ero al Carnevale di Viareggio, non lo posso, cioè è un altro aspetto della carriera, però io ho fatto il direttore artistico del Carnevale di Viareggio per 3 anni e lì io mi vestivo da Papa, ecco. Quindi avevo delle foto vestite. Allora in questo album Ogni vita è grande, in cui c'erano gli inediti di Bindi, io ho messo anche la mia foto vestita da Papa. Ora non vorrei che, avendo consegnato alla Santa Sede questo CD, il Papa avesse visto chi si era messo in casa e poco tempo dopo abbia dato le dimissioni per quello. Perché lo sappiamo noi? No, lo sa lui. E lui, ma non me lo dirà mai. E quindi questa è un po' la storia della canzone, che sì, ma anche quella, a raccontare le coincidenze su quella cosa lì, ecco, ma non è il momento ancora. Beh, album uscito per la Universal che ha avuto un fantastico successo di pubblico, di critica, perché c'erano dentro appunto, oltre a Ogni vita è grande, questi pezzi, o prima ho nominato Nel paese delle cose che non sono e non saranno, che è uno dei miei brani veramente preferiti tuoi, e insomma anche dei ritmi particolari, no? Prima parlavamo del blues, dell'avvicinamento al blues, io non so quanto tempo abbiamo ancora, però sì. Tra i regali che ci hai fatto c'è un regalo qui in studio che insomma in qualche misura ha anche un'attinenza con Genova, no? per uno specifico motivo tematico, diciamo, oltre che del blues, si parla in questi giorni di questa importantissima crociata, no? La crociata del pesto, però alla base ci sono io, a questo punto io non posso più parlare perché io sono di origini calabresi devo passare la Calabria Saudita. Devo passare il microfono a Andrea Podestà, perché altrimenti si tratta di lesa maestà, quindi al Podestà peraltro, per cui insomma si rischia tantissimo e quindi
Ritorniamo ai tarocchi. Allora, sì, ci ha fatto regalo. Tra l'altro, non abbiamo detto, in effetti, Giampiero ci ha regalato la versione completa, tra virgolette, di Ogni vita è grande, che credo non esista video. E quindi. E allora, adesso invece, alto basso. Prosaico, poetico, no? Dalla poesia di Ogni vita è grande alla straordinaria prosaicità del Pesto e di questo blues. Con questo blues noi ci salutiamo per darci appuntamento a mercoledì prossimo, dove avremo nuovamente Giampiero Aloisio, con cui parleremo invece di Giorgio Gaber e dei progetti futuri di due importantissimi concerti genovesi il 24 e il 25 aprile al Teatro Duse. Grazie intanto Giampiero per essere stato qui con noi, ci vediamo mercoledì prossimo. Noi vi salutiamo, saluto anche Eugenio Ripepi, via del Campo 29 Rosso, Mario dietro la telecamera, Laura Monferdini, Simonetta Cerrini, Benedetto che è l'uomo col baffo, e... eccolo lì, e noi lanciamo Bajai Co. A mercoledì, ciao ciao! Che ve un formaggio sardo cui pigne e un bagico ehi giobata non ti scorda dimmi che lei io laggio e i pitini ne sa e un Bajico, Bajico. E quando l'acqua bugge, ti che devi caccia Trento, e trenete, remesci che piti, se non s'attacca tutte, ma o se Trento allegua, ti che cacci i fagioli e due patate, ti vedi che pranzi ti pianto parecchio, parlo al suo ramo più vecchio, una farfalla mi osserva, balla sul viso dell'erba e le ombre si incrociano in echi di latte e tamburi di carni bollenti e distratte. Un falco rincorre il suo cielo,